consiglieri che vogliono intervenire, io vi do la facoltà di intervenire, però non più di 5 minuti, grazie. Buonasera a tutti. Beh, il dovere però, come stava tentando di fare il sindaco prima, di ringraziare la sensibilità verso la democrazia del presidente Navas. Non per qualcosa, noi siamo stati sempre abituati diversamente a questo consiglio comunale, infatti c'era qualcuno che si era lamentato del fatto che vi avesse fatto il giallo. Il presidente deve essere ringraziato per questo. E perché si dimostra ancora una volta, a differenza della vecchia presidenza, garante della democrazia, in quanto permette anche a noi consiglieri comunali di intervenire in deroga al regolamento. Fatto questo, io voglio dire una cosa e rispetterò la tua richiesta di essere brevissimo nell'intervento, dicendo: guarda, prendendo 2 o 3 punti del tuo discorso, e cioè che tu hai fatto riferimento forse alla settimana scorsa, quando dici che ti sei incontrato con i comitati di Albino. Beh, incontrarsi con 10 persone nella conferenza stampa dei giornalisti da te convocati non è incontrarsi con la gente di Albino. La gente di Albino, proprio perché di Casoria, ha dei brutti presentimenti forse sulla posizione del sindaco, spiegheremo forse anche perché su quanto riguarda la conferenza dei servizi, si è costituita in comitato. Stasera qua c'è il comitato Nobbio Masse, né a Casoria né altrove, e poi c'è anche il comitato San Mauro. Insieme si stanno dando solidarietà sia per quanto riguarda la questione della scuola, sia per quanto riguarda la questione della centrale Nobbio Masse. E il vero interlocutore da oggi in poi è il comitato a più masse di Albino, cioè queste 200-300 persone che si stanno mettendo in discussione e democraticamente vogliono controllare le loro istituzioni, che stanno facendo tutti i passaggi opportuni. Queste persone, prima di scatenare allarmismi, si stanno rivolgendo alle loro istituzioni e a te in particolare, che le rappresenti come primo cittadino. E non sono loro che devono aspettare te, caro sindaco, che vieni e gli dai l'indirizzo per fare in modo che di sapere se la centrale a biomassa deve essere fatta o meno. Ma se davvero tu ritieni che questa centrale a biomassa non deve essere fatta, la conferenza dei servizi non serve, perché la conferenza dei servizi tecnicamente serve a convocare un insieme di enti che presentano un progetto e a dare pareri sui progetti. Quel progetto già c'è. Allora, se il sindaco non vuole la centrale a biomassa, fa un'ordinanza di chiusura. Hanno detto no e insieme a Marcello